devo tornare a uno scienziato che può confrontarsi con lei. Le chiedo questo, Gabriele Sorbettini. Il professore ci dice la natura è come una fisarmonica che apre e chiude la glaciazione, ma è la natura che fa questo, perfetto, non l'uomo. Allora, io, se lei è d'accordo, non vorrei entrare in questa polemica col professor Battaglia, ci siamo confrontati tante volte. Vi do due dati. Primo, che c'è una commissione incaricata dall'ONU, si chiama IPCC, che significa, è una commissione di esperti, di centinaia di esperti, che ormai da più di 20 anni stanno studiando la questione e ci dicono con certezza scientifica, non è un singolo studio, questo si chiama cherry picking, cioè io vado a prendere quello studio particolare di quel gruppo che afferma una cosa che è in contraddizione a quello che dice la comunità scientifica nella sua interezza e su quello baso la mia teoria. Ma io non voglio entrare in questo. Anche il grafico che ha mostrato il professor Battaglia, quei massimi hanno la durata di centinaia di anni, di centinaia di anni. E allora che cosa facciamo? Ammettiamo pure che non fosse colpa dell'uomo, e lo è perché abbiamo dei dati incontrovertibili su questo, ma non entro nella polemica. E allora che cosa vogliamo fare? Ci teniamo la siccità, ci teniamo i fiumi in secca perché tanto è una questione naturale, o interveniamo con la prevenzione e, come dicevo prima, con tutti quanti, dispiegando tutte le nostre capacità per prevenire che si possa verificare nei prossimi anni, visto che quei cicli hanno una durata almeno di molti decenni, la stessa situazione in cui versiamo adesso. Perché non è, attenzione, questo voglio far presente, una questione soltanto che attenga l'Italia, perché è in ginocchio l'agricoltura, è in ginocchio la zootecnia, perché gli animali ovviamente non hanno foraggio, non hanno acqua, i fiumi sono in secca e quindi tutto quanto il comparto che insiste sui bacini idrografici è in crisi. Inizia la guerra delle acque. Le comunità che si trovano sulla riva dei laghi non vogliono che ci sia più il prelievo e le dighe che servono per l'idroelettrico richiedono acqua, ma così si elimina il deflusso minimo vitale e così via. Quindi il problema è grande, ma attenzione, c'è un problema ancora più grande, che questi effetti si ripercuotono anche in Africa e in Asia, ed è stimato che adesso, in questo momento, c'è una marea umana di 30 milioni di disperati che prima vivevano del raccolto del proprio orticello. Andare da Valerio Rossi Albertini, al quale chiedo, più in scienza che in coscienza, se condivide le considerazioni di Battaglia quando diceva: attenzione, noi stiamo prendendo un grave abbaglio perché i mutamenti climatici non sono dovuti alle emissioni di CO2. Allora le rispondo, la questione è che nella scienza le opinioni contano zero spaccato, niente. Uno scienziato a che cosa crede? Uno scienziato è agnostico, non crede a nulla al di fuori dell'evidenza sperimentale e dei dati. Ora, se c'è una commissione che da più di 20 anni, che raccoglie centinaia di esperti, si è pronunciata in maniera solenne e incontrovertibile sul fatto che i cambiamenti climatici sono di origine antropica, e poi ho portato un modellino per far capire che cosa significa, non possiamo contestare sulla base di un articolo, di una considerazione, di un'opinione abbastanza estemporanea, perché io ho molto rispetto dei politici che si occupano di questioni ambientali, ma dico a tutti quanti: documentatevi, non è sufficiente, come ho sentito dire in tante trasmissioni, io ho visto, ho letto da una parte, c'è tizio che sostiene questo. No, non è questa la saldezza scientifica che è richiesta per affrontare dei problemi di interesse globale, di interesse capitale. Valerio Albertini, perché allora, ha portato con sé le macchinette? Ma per spiegare nella maniera più semplice quello che dicono gli scienziati, che i cambiamenti climatici sono conseguenza dell'effetto serra. Che cos'è questo effetto serra? Ovviamente lo sappiamo tutti quanti qui i presenti, qualcuno però può non conoscere, non avere consapevolezza che l'effetto serra in realtà noi lo sperimentiamo. Non in questo periodo, perché fa molto caldo, ma immaginiamo una giornata invernale molto fredda ma assolata. Il sole, eccolo qua. Lo rivolgo alla telecamera, e questa qui è la telecamera, questo vedete il sole. Abbiamo due macchine parcheggiate e il sole le illumina.
una è una cabriolet e una è una berlina. Che cosa succede? Che se il proprietario della cabriolet ritorna e si mette seduto, sentirà freddo. Perché? Perché l'abitacolo è in contatto con l'ambiente circostante che è freddo, mentre invece il proprietario della berlina sentirà entrando dentro un bel teporino, un bel calduccio. Come mai? Che cosa è successo? La luce del sole è penetrata attraverso il parabrezza e attraverso i finestrini, ha colpito la tappezzeria interna e si è convertito in calore. E quel calore è rimasto imprigionato qui all'interno, come se fosse un termos. Questo è l'effetto serra su piccola scala. Anche il nostro pianeta è illuminato dal Sole, ovviamente. Questo è il nostro pianeta, questo è il Sole che lo illumina. Oltretutto il pianeta è scuro. È scuro, se lo vediamo dal satellite o dalla stazione spaziale internazionale, ci appare blu scuro le masse oceaniche, 2/3, e verde scuro o marrone le terre emerse. Quindi i colori scuri assorbono la luce, esattamente come la tappezzeria. Cosa succede? Che un po' di effetto serra, è inutile che iniziamo con le contestazioni, è ovvio che ci debba essere ed è benefico, ma l'eccesso di effetto serra ha prodotto che il nostro pianeta, che era una cabriolet pressappoco e quindi si riscaldava sì, ma rilasciava verso lo spazio circostante il calore, adesso è in una coperta che è dovuta ai gas serra, in primis l'anidride carbonica prodotta dalla combustione delle sostanze organiche, dai combustibili fossili. A questo punto che cosa succede? Ecco qui, che quando il pianeta viene illuminato si scalda, ma questo calore non riesce più a sfuggire, rimane confinato al suolo. Questo non lo dico io, questo lo sentenziano solennemente gli scienziati dell'ONU riuniti nel panel chiamato IPCC. Allora, Franco Battaglia, le chiedo uno sforzo di chiarezza pari a quello di Rossi Albertini, magari senza scomodare le macchinette dei suoi figli. Ci dica perché secondo lei non è così. Non è assolutamente così. Innanzitutto Rossi Albertini si è contraddetto, perché da un lato all'inizio lui ha detto mi voglio appellare a quelli che sono i fatti e i dati, dopodiché ha concluso che lui avrebbe ragione perché c'è l'IPCC che dice una cosa, che ha raccolto i dati, professor Battaglia, che ha raccolto i dati, che ha fatto questa operazione ventennale. Rossi Albertini, per cortesia, non mi contraddire, non interrompermi mentre parlo. L'IPCC sbagliano tutti, l'IPCC sbaglia, l'IPCC sbaglia di grosso. I fatti sono che nel passato il pianeta, e anche nel recente passato, nel periodo caldo medievale, nel periodo caldo romano, nel periodo caldo olocenico, il pianeta è stato caldo come ora e anche più di ora, senza che ci siano state le emissioni di anidride carbonica. Quindi questa storia dell'anidride carbonica è una grossa bugia. Posso fare una domanda io soltanto? Da 30 anni. Una domanda soltanto, professore. Professor Battaglia, sì, abbiamo capito, sbagliano tutti quanti, e ha ragione invece il gruppo di ricerca a cui lei si è fatto riferimento, e stiamo parlando di luminari, di premi Nobel, quelli che sbagliano, tra parentesi, ma mi dica una cosa, è vero o no che abbiamo, un attimo, mi risponda a questa domanda, è vero o no che abbiamo superato le 400 parti per milione di anidride carbonica in gas atmosferico? Ed è vero o no che negli ultimi 800.000 anni non era mai successo? Allora, stiamo confondendo l'anidride carbonica con la temperatura. È vero che la concentrazione atmosferica di anidride carbonica è di 400 ppm, ma non è vero che questo sta causando l'attuale riscaldamento globale, perché, ripeto, con concentrazioni di CO2 più basse il pianeta è stato ben più grande. Riguardo alla siccità, c'è stato il professor Scafetta dell'Università di Napoli che ha previsto... Fermiamoci un momento, perché non siamo in un contenzioso accademico. Basta. Mi sembra che sia molto chiaro. Abbiamo avuto una dimostrazione molto chiara. Però anche la CO2 non c'entra. E abbiamo il professor Battaglia che dice che il surriscaldamento del pianeta c'è, ma è del tutto naturale, fisiologico e soprattutto non dovuto all'attività umana. Dobbiamo